Buonasera e ben ritrovati con Zero Pollici. In questo appuntamento cerchiamo di prendere il polso alle aziende del nostro territorio e lo facciamo grazie al coinvolgimento di Laura Ferrari, consulente del lavoro, a cui diamo innanzitutto il benvenuto, ma cerchiamo di fare quindi una fotografia della situazione. Voi che percezione avete? Allora, noi innanzitutto devo dire che ho riscontrato nelle mie aziende clienti, ma in tutte le aziende del territorio, un grande senso di responsabilità in tutta questa ormai molto lunga fase emergenziale che ha visto, diciamo, nascere la crisi economica che ha affiancato ovviamente quella sanitaria già da marzo con le prime chiusure. Senso di responsabilità nel gestire le chiusure nell'immediato. Grande senso di responsabilità nel mettere in totale sicurezza le proprie attività lavorative, sia per i propri lavoratori ma anche per i propri clienti, è veramente una grinta e una determinazione nel gestire la ripartenza. Una determinazione veramente che è tipica anche della nostra mentalità e nel nostro essere bergamaschi, quando sentiamo dire il mola mia che tanto abbiamo ripetuto in questo grande periodo. Io l'ho proprio visto nella determinazione delle aziende nel ripartire. Questa seconda ondata e queste seconde chiusure sicuramente ci stanno colpendo da vicino, non senza preoccupazione, perché da una parte c'è la priorità dell'emergenza sanitaria, per cui è impensabile pensare di non chiudere. Dall'altra parte però ci sono degli strumenti messi a disposizione che non sono sufficienti per fronteggiare tutto questo periodo. La crisi non ha colpito tutti ovviamente nello stesso modo. Pensiamo ad esempio al comparto alimentare, una buona parte del comparto alimentare ha comunque lavorato bene, tutti quelli collegati, diciamo, alla grande distribuzione. Di contro però ci sono dei settori molto colpiti, quelli legati più vicini alla ristorazione, per cui nel medesimo settore si vedono due sfaccettature completamente diverse. Abbiamo sicuramente tutto il mondo della ristorazione e dei piccoli negozi che sta decisamente soffrendo ed è in affanno. Resistono molto le attività comunque storiche perché hanno una capacità economica propria che gli consente di proseguire nell'attività e di far fronte con risorse proprie anche a questa emergenza. Soffrono tantissimo le giovani attività, coloro i quali hanno comunque magari aperto di recente, magari con degli investimenti continui, si sono visti chiudere, diciamo, l'attività più di una volta. Pensiamo ad esempio anche piscine, palestre, tutto questo settore sicuramente è in grandissima sofferenza. Quindi l'emergenza non ha colpito tutti nello stesso modo. Abbiamo il settore dell'edilizia che sta reggendo e sta reagendo molto bene. Di contro abbiamo anche quello del settore metalmeccanico che fino ad oggi ha lavorato bene, ma ricordiamoci che l'emergenza non è soltanto sul territorio italiano, per cui abbiamo una crisi nella crisi perché chi lavora tanto con l'estero ha delle tempistiche di reazione rispetto alle chiusure magari sul nostro territorio differenti, per cui c'è una preoccupazione anche legata ai mesi a venire con degli strumenti messi a disposizione per fronteggiare l'emergenza che comunque guardano al piccolo periodo e non a un periodo molto ampio, per cui sicuramente un clima, un po' di preoccupazione c'è, sempre collegato legato a una determinazione di lavorare sulle eccellenze e cercare comunque di gestire al meglio questa fase emergenziale molto molto complicata. Ecco, da un primo sorvolo sul settore delle aziende del nostro territorio possono sfuggire a una prima analisi i fornitori di tutte quelle realtà che in questo momento non stanno lavorando. Assolutamente sì. Io ho dei clienti non propriamente del territorio, ad esempio delle aziende vinicole, che soffrono perché se i ristoratori non lavorano, ci sono tutto questo settore che si è fermato. Il settore moda è un altro settore colpito. Se i negozi sono chiusi, se gli ordini calano, ovviamente anche il settore della produzione degli abiti o del design degli abiti si rallenta. Per cui è proprio una ruota che gira. E noi ci troviamo anche nel recente decreto ristori ad avere degli strumenti messi in atto, fondamentalmente che vanno a
aiutare le aziende principalmente colpite dalle restrizioni, quando invece le aziende sono colpite anche indirettamente da questa grande emergenza sanitaria. La chiusura degli alberghi, la chiusura dei ristoranti inevitabilmente crea problemi molto importanti anche alle lavanderie industriali, perché lavorano principalmente per questo settore. Il fatto che non ci siano feste, non ci siano cerimonie, non ci siano ristoranti aperti, inevitabilmente anche il parrucchiere lavora meno, se vogliamo stare in un esempio molto basico, per cui sicuramente è una situazione estremamente complessa. Sicuramente gestirla anche dal punto di vista della messa in atto di strumenti adeguati non è sicuramente semplice, però anche la rigidità degli strumenti messi a disposizione non sta aiutando. Io sono un consulente del lavoro, per cui principalmente seguo gli aspetti legati al personale, e gli ammortizzatori sociali messi in atto si sono dimostrati purtroppo non all'altezza della situazione, in una prima fase con un apparato burocratico molto molto complicato, che ha determinato anche dei rallentamenti nella percezione poi del denaro dei dipendenti. Un cambiamento continuo, perché prima c'è stato il decreto rilancio, poi il decreto agosto ha modificato gli ammortizzatori sociali, non ultimo il decreto ristori ha nuovamente cambiato il numero delle settimane che si può richiedere, ma che tra l'altro per la rigidità normativa inserita, e aspettiamo una modifica in fase di conversione della norma, non saranno per tutti, e comunque si trattano di 6 settimane con decorrenza dal 16 di novembre, e parallelamente è stato introdotto il divieto di licenziamento fino al 31 di gennaio. Quindi capiamo bene che le settimane non sono completamente coperte, quindi un'azienda come può far fronte a tutto questo se non sta lavorando, se non con risorse proprie? Ma se le risorse proprie non le ha, ovviamente ci troviamo di fronte ad uno scenario economico molto complicato. Quindi, e che tra l'altro di difficile comprensione, perché ad oggi con le modifiche introdotte dal decreto ristori non si è liberi di licenziare fondamentalmente se si chiude l'attività, ma non è questo lo scopo è che le attività rimangano aperte, i dipendenti hanno comunque anche la disoccupazione a cui poter attingere, tra l'altro con un importo spesso più elevato rispetto alla cassa integrazione, e le aziende nel momento in cui ci sarà una ripresa, perché ci sarà inevitabilmente, la auspichiamo tutti, una ripresa, i primi dipendenti a cui andrà a chiedere saranno sicuramente i dipendenti che già hanno formato, però non si può pensare con un'emergenza economica come quella attuale debba o possa essere gestita solo con le risorse delle aziende, con degli aiuti comunque non sempre a sufficienza, anche se in alcuni casi gli aiuti sono importanti, io quello non nego che non ci siano stati dei supporti, sicuramente però la difficoltà è tanta, e le rigidità in questo momento non aiutano una gestione serena e affrontare in maniera serena tutto questo. Ecco, purtroppo abbiamo visto come la carenza di fiducia abbia influenzato l'economia, l'esempio si è presentato nelle settimane scorse quando soltanto lo spettro del lockdown ha portato alcune realtà a fare delle scelte, alcune hanno anche optato per la chiusura. Serve quindi anche la fiducia nel futuro. Assolutamente sì, su questo concordo molto. La fiducia un po' ce la dobbiamo anche creare noi, e ognuno di noi dal punto di vista umano. Noi come consulenti e come professionisti stiamo cercando di affiancare e supportare non soltanto dal punto di vista della gestione economica e giuslavoristica alle aziende, ma anche con un supporto psicologico dal punto di vista dell'ascolto. Quello che adesso destabilizza è questo cambiamento continuo, questa difficile programmazione. Se ad esempio un'azienda stava pensando di utilizzare, di gestire i cali di lavoro comunque in maniera organizzata in funzione di uno strumento normativo, se dall'oggi al domani questo strumento normativo cambia e viene modificato, anche per l'azienda è difficile riuscire ad essere serena nel poter programmare. È ovvio che un'emergenza pandemica non è qualcosa di prevedibile nel suo evolversi. E l'evoluzione sta anche molto alla responsabilità di ognuno di noi e alla nostra attenzione, per cui il fatto di fare e non fare le chiusure ovviamente è una strada, dicevo anche prima, inevitabile. Il fatto però di riuscire ad avere a disposizione degli strumenti certi, sicuri e ad ampio spettro
dietro e anche in là nel tempo, non di 15 giorni in 15 giorni, sicuramente possono aiutare a rasserenare questo periodo. Io ho grande fiducia nei confronti dei nostri imprenditori, perché veramente lo hanno dimostrato prima, lo stanno dimostrando adesso, al di là delle inevitabili e anche comprensibili lamentele, difficoltà ad affrontare tutto questo, perché lo stanno facendo, ma lo stanno facendo con una determinazione importante e non scontata, cosa che non si vede in tutti i territori. Dall'altra parte sicuramente la preoccupazione c'è, è anche un momento in cui si sta facendo una sorta di selezione, l'eccellenza regge molto meglio. Chi in realtà, in maniera forse non totalmente preparata o non con tutte le competenze del caso, ha cercato di iniziare un'attività, sta subendo molto di più di chi magari ha un'esperienza differente, ma anche in termini di risorse economiche. Io un piccolo passaggio lo farei su un settore che non viene considerato, che è il nostro. Le professioni ordinistiche in particolare non sono state oggetto di nessun tipo di aiuto, ad esempio anche nel contributo a fondo perduto i professionisti sono stati esclusi, e questo non è assolutamente un sentore positivo. Per prima cosa perché noi siamo stati in prima linea nel gestire l'emergenza, noi consulenti del lavoro, ma non solamente, perché i professionisti sono tanti, e poi perché tra i professionisti ci sono tanti giovani, giovani avvocati, giovani commercialisti, giovani consulenti del lavoro, che magari in questi ultimi anni hanno attivato e avviato la propria attività professionale senza magari avere questo background finanziario importante che può avere magari uno studio avviato da tempo, e in un momento di crisi economica le nostre aziende e clienti magari faticano, tardano nei pagamenti, e non dare degli strumenti adeguati ai professionisti per affrontare tutto questo non è un buon segno, soprattutto per l'occupazione lavorativa di tutta una buona fetta di giovani professionisti che in questo momento sta soffrendo. E per chiudere, quale potrebbe essere l'auspicio? Ma l'auspicio è innanzitutto dal punto di vista sanitario che questa emergenza si possa contenere, sentivamo recentemente anche dell'introduzione della scoperta di questi vaccini che sembrano funzionare, quindi il primo aspetto è quello sanitario, che deve essere comunque aiutato da tutti noi con la nostra responsabilità individuale. Dal punto di vista economico è l'auspicio che ci sia forse un po' più di ascolto agli operatori del settore, tra cui rientriamo anche noi consulenti del lavoro. Il recentissimo decreto ristori, il decreto ristori bis, pubblicato proprio nella notte, ancora adesso non sono strumenti adeguati, rischiano di essere strumenti limitati per supportare la gravità di questa situazione economica. Pertanto l'auspicio più grande è veramente di ascoltare chi opera direttamente sul settore, quindi professionisti, ma anche imprenditori, che più di altri possono dire quello di cui hanno bisogno, perché posti di lavoro non si creano con decreti o con divieti di licenziamento, ma si creano con delle riforme economiche. Le riforme economiche, per poter funzionare, hanno necessità anche del consiglio e del supporto di chi poi, degli operatori economici del settore, tra cui rientriamo anche noi consulenti del lavoro. E ringraziamo quindi Laura Ferrari, consulente del lavoro. L'appuntamento con Zero Pollici torna dal lunedì al venerdì alle ore 19 sul canale 88 di Antenna 2, prima del nostro telegiornale. Grazie e buona serata a tutti.